Chiediamo intanto ad Alessandro Cattaneo, questa sarebbe una vendetta nemmeno servita come piatto freddo di Totti contro l'ultimo scissionista Giovanni Totti? Ma no, no, non mi appassiona, diciamo, questo tema, anche perché, senza ironia, non ho ancora capito se Totti ha fatto un partito, un movimento, una fondazione all'interno, perché non è chiaro, in Parlamento non c'è un solo senatore o deputato che sia formalmente uscito e abbia aderito al gruppo misto dando un nome diverso. Sono ancora tutti in Forza Italia, sono meno di 10 tra Senato e Camera sui 170 che siamo come Forza Italia. Mi sembra un non tema. Vero è che i totiani andavano dicendo, contattandoci uno per uno, dicendo che avevano garanzie di avere 20 seggioli nominali. Mi sembra Allora, che di Cattaneo. garanzie non ne abbia nessuno. Guardiamo avanti, mi sembra molto più importante l'esito tra i due leader, Allora. Berlusconi e Salvini, che oggi si vedono tempestivamente. Questa è la strada giusta. Allora, però, mentre lei guarda avanti, io provo a guardare un po' indietro, guardando a lei, perché meno di un mese fa, seduto proprio in questo studio, lei ebbe a fare il profeta, senza volerlo, forse sapendo bene di esserlo, perché a un certo punto ipotizzò un governo PD e Movimento 5 Stelle e disse, questo sarebbe l'occasione per svelare il bluff degli uni e degli altri. Ma poi aggiunse Cattaneo, noi non staremmo con Salvini, ma avremmo spazio per rivendicare una destra liberale. Questo significa, Cattaneo, che ancorché saluti con favore l'incontro tra Salvini e Berlusconi, a lei l'idea di essere candidato sotto la scritta Salvini Premier non è che le piaccia così tanto? No, io esattamente dissi, uno, che c'era già odore di accordo PD 5 Stelle nei corridoi di Montecitorio e quindi si sta sostanziando quello che si sussurrava. E aggiunsi che Forza Italia rivendica, e sono qua a dirlo, la sua storia, la sua identità. Oggi sento parlare molto di coerenza. Ecco, se c'è un partito che dal 4 marzo dell'anno scorso ha avuto coerenza e abbiamo pagato anche un prezzo elettorale di consenso, però siamo stati fermi, immobili al nostro punto, dicendo che noi sì, siamo sempre stati il partito del sì, sono altri che hanno fatto gli accordi col Allora. partito del no. Allora io dico che oggi, esattamente come vi ho detto qualche giorno fa, la funzione di Forza Italia in un'alleanza di centrodestra, quindi sto dicendo insieme alle altre forze di centrodestra, Lega e Meloni, la funzione di Forza Italia col suo simbolo, le sue idee, è fondamentale in una coalizione che è quella che era il 4 marzo e noi vogliamo ripartire da lì. Allora, lo chiedo.